Cari amici di Autorobo.it, eccoci ad una nuova video recensione. E qui facciamo un tuffo nel passato dei 30 anni secchi con Megatron G1. Non esattamente quello, ma questo è il Megaplex che è stato edito nel 2003 dalla E-Hobby. Qui abbiamo la scatola. Una scatola che ricorda tanto quelle originali, sia dal disegno che dall'artwork qua dietro. Ed è una riedizione del Megatron G1, con i colori, diciamo, originali del... com'è che si chiamavano? Oddio, non mi viene in mente. La serie originale di Takara prima che diventasse un Transformer. Comunque, qui abbiamo Megatron, o Megaplex, che dir si voglia, e come l'edizione dell'anniversario, non mi ricordo quale, Takara, ha tutti gli accessori. Quindi ha sia la canna con, credo questo sia un silenziatore, sia il calcio per appoggiarlo sulla spalla. E come vediamo è una P38. Una volta P38 dovrebbe essere quasi in scala 1-1, ed essendo una versione giapponese funziona il sistema di sparo. Stai là. Vedendo gli altri accessori, ovviamente arriva con la classica card con le statistiche. Un fucile di plastica argentata, uno spadone degno di Voltron, una mazza chiodata che a guardarla bene è praticamente identica a quella del Masterpiece, tranne che per il colore e per la lunghezza della catena, ma la testa mi pare che sia praticamente identica. E poi, ultimi accessori, una ventina di proiettili, che non toglierò mai da questa griglia, che possono essere sparati sia dalla pistola che dal gruppo qua sotto di accessori. Vabbè, passiamo direttamente ai confronti, per quel che può servire. Cioè, è una pistola, non è... Non ci sono tante scale da vedere. E cominciamo subito e ci liberiamo di tutti questi pezzi. Allora, il calcio si spacca in due punti e la parte del terminale va in fuori e si apre per fare un treppiede. Dopodiché si prende la punta della canna, si abbassa questo pannello e lo si infila, cioè il pannello, questo perno, e lo si infila lì. Poi il cannone a fusione lo si aggancia qua. Questo qua è un sistema di aggancio identico al Masterpiece. Qui apriamo le maniglie e lo infiliamo in questo buco quadrato. Quest'ultimo pezzo lo possiamo agganciare qua. E qui abbiamo la postazione di artiglieria di Megatron, che lui può benissimo impugnare su queste due maniglie. Non vorrei dire una cavolata, però mi pare che fosse presente anche nella serie TV. Non mi ricordo per quale motivo, ma una roba del genere era stata usata nella G1. Passiamo a Megatron e vediamo la trasformazione, che bene o male è quasi identica a quella del Masterpiece, solo che è molto più semplice. Quindi estraiamo i piedi,
semplicemente facendo scorrere in avanti. Spacchiamo in due il calcio. Anche se anche questo collabora. Vai. Non dovresti essere così duro te. Queste difficoltà hanno poco a che fare con la... Perché sono scemo. Bisogna portarle in giù le gambe. Poi le spacchiamo. Comunque, la difficoltà di questo modello non ha niente a che vedere con le giunture, ma col fatto che io sono completamente privo di unghie. Su questo doppio perno, portiamole avanti le gambe. E le drizziamo. Ecco, la differenza con la G1 originale è che qui questi pannelli sono blu invece che rossi. A questo punto portiamo in basso la parte inferiore del cane e anche qui abbiamo la testa, apriamo in due e qui è esattamente identico al masterpiece, ma proprio tale e quale. Solo che invece di usare pannelli eccetera abbiamo semplici leve. Portiamo in alto parte centrale della canna portiamo e secondo istruzioni la canna la portiamo in basso e sul fianco portiamo tutto in avanti e qui abbiamo Megatron fatto e finito secondo istruzioni. Sinceramente c'è il trucchetto per farlo più simile alla serie animata. Prima di richiudere qua le braccia, ruotiamo indietro la canna e in basso e quando lo portiamo in alto con questo perno lo incastriamo sotto. Non è perfettamente verticale, però almeno la canna dietro la spalla. Facciamo un po' di confronti. Qui abbiamo il Vacon. Qui abbiamo Shockwave. E come dicevo prima, questo qua può essere usato da Megatron. Infilando i perni nei fori presenti nelle mani. Per gli accessori, la spada semplicemente si infila il perno dentro per nel buco della mano. Il cannone si infila invece proprio sopra la mano, in questo modo. La mazza ferrata, qui abbiamo un perno, e così la sua arma da mischia. C'è un'altra configurazione possibile per tutto questo affare. Per quasi tutto, questo pezzo non viene più usato. Tanto si può anche separare, ma proprio per niente. E qui, molto semplicemente, portando la canna in basso, infiliamo questo pezzo dentro per la canna, esattamente come nella forma alternativa normale. Infiliamo la canna attraverso questo perno qua dietro, il mirino lo agganciamo in queste scanalature
E infine questo pezzo qui lo agganciamo qua dietro. E così dovrebbe avere un iper cannone ammazza tutti. Ovviamente per essere precisi, questo può semplicemente restarsene qua. E tanti saluti. Ora, anche questo pezzo qui che fa parte del cane, qui ha un sistema a molla che serve per far sparare questi pellets sia nella modalità di cannone fisso, sia sia nella modalità di cannone ammazza tutti che ho appena fatto vedere. Bene. Sì, non ci sono altre caratteristiche per questo personaggio. Che per tutto, vabbè, essendo ovviamente la versione giapponese, ha gli sticker da attaccare. Che posso dire di questo modello? È un must. Chiunque che sia un fan dei Transformers deve avere un Megatron. Se siete dei mezzi masochisti, andate sul Masterpiece. Che devo dire, è ottimo, però è un incubo da trasformare. Se volete andare più sul tranquillo, andate a cercarvi un remold o un recolor di questo. E questo modello era della Yobi e deve essere uscito, se non sbaglio, nel 2003. A 11 anni di distanza non so se riuscite ancora a trovarlo. Comunque, sistematicamente escono questi modelli. E vediamo un po' anche qua con Sideswipe, che mi sta piacendo un sacco questo tizio, davvero. Ho fatto benissimo a comprarlo. Devo ringraziare Supreme Star Scream per avermi fatto vedere il link. E sì, non c'è altro da dire. Vabbè, articolazioni: la testa non ha niente, la spalla fa 360 gradi su questo perno. No, non fa 360 gradi, o almeno non del... No, li fa. Butta un po' in fuori e piega per la trasformazione, basta. Per il resto è un mattone, cioè, come articolazioni. E volendo, sì, le gambe possono andare un po' in fuori. E sì, dato che il grilletto non si nasconde le gambe come nel Masterpiece, questi pezzi non finiscono su una parte. Comunque, è un piccolo mattoncino, ma vale sinceramente la pena di procurarselo, in un modo o nell'altro. Ci sono varie uscite, c'è l'uscita con solo il cannone a fusione, c'è l'uscita con solo le armi, e ci sono le uscite come questa che hanno tutti i gadget. Ah, ecco, una cosa. Qui abbiamo anche questi due pernetti, che non ho idea a che cosa diavolo servano. Però ci sono anche nel Masterpiece. Ma nel Masterpiece questo pezzo è completamente identico, soltanto che in scala più grande e con il LED, vabbè. Bene, adesso direi che è proprio tutto, non credo ci sia altro da dire qui. Sì, c'è una cosa. Dov'è che è? Dovrebbe avere da qualche parte, eccolo qua. Qui sul braccio c'è il tipico rub sign. Facendo frizione mostra l'insegna Decepticon. Non credo che si veda con questa camera del cavolo che ho, ma cioè, dovete fidarvi. Bene,
con questo per Megatron, o Megaplex in questo caso, direi che è tutto. Vediamo un po' se ho dimenticato qualcosa. Sto dando un'occhiata alle istruzioni. E no, direi che è proprio tutto. Bene. Quindi anche con questo Megatron G1 abbiamo finita. E ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!